Ho visto lo sguardo di un dio, ha il volto ben definito, occhi grandi, allungati, sopracciglia delineate, naso marcato e labbra carnose. È Ptah, signore di Menfi. Un particolare lo identifica, il caratteristico copricapo a calotta, liscio e aderente, in genere dipinto d'azzurro, indossato anche dagli artigiani di cui era protettore. Sul mento, solo tracce della barba posticcia, lunga e diritta, che unico tra gli dei portava come i faraoni. La piccola testa di pietra, alta 12 centimetri e mezzo, è ciò che rimane di una statua del dio Menfita, in genere raffigurato in forma umana, in piedi, avvolto in una stretta veste, con le sole mani libere a trattenere lo scettro con i simboli del potere, della stabilità e della vita. Ptah era il signore di Menfi, la città che gli antichi egizi chiamavano la bilancia delle due terre, punto d'incontro tra Alto e Basso Egitto, capitale del regno, a partire dalla terza dinastia. Ptah era il dio creatore, il demiurgo per eccellenza. Secondo il testo di teologia menfita, aveva infatti creato ogni cosa con il cuore e con la lingua. Era attraverso la parola che prendeva vita ciò che il suo cuore pensava, perché era il nome delle cose a garantirne l'esistenza. Così il Dio fece le città, fondò i nomi, creò gli dèi, li pose nei loro santuari e ne fece i corpi secondo i loro desideri. Ma la creazione si rinnovava ogni giorno attraverso le attività dei suoi seguaci, quegli artigiani, scultori, pittori, architetti, orafi, che continuavano a dare vita nell'argilla, nella pietra, nei metalli, a corpi e forme, e che crearono anche questa scultura, modellandola in una pietra di colore grigio scuro dai riflessi lucenti, la crovacca, roccia sedimentaria, grana fine, propria delle cave dello Wadi Hammamat nel deserto orientale. Del reperto, conservato nei depositi del Manam, non abbiamo una biografia certa, ma i suoi caratteri lo riconducono all'epoca della 26esima dinastia, al VI secolo a.C., al tempo del faraone Psametico II e del figlio Apries, e forse proprio all'area di Menfi che custodiva il tempio di Ptah ed era ricordata con nostalgia anche dopo aver perso il ruolo di capitale. Ecco, il mio cuore è uscito furtivamente e si affretta verso un luogo che egli conosce. Ha risalito il fiume andando controcorrente, in modo tale da poter vedere Menfi. Vieni a me, Ptah, e che tu possa condurmi a Menfi.